Proseguono le indagini della procura di Bari contro Fabio e Mingo, accusati a tutt'oggi di simulazione di reato. Per ora il sostituto procuratore sta esaminando il servizio che coinvolge un avvocato ritenuto da Striscia la notizia falso e artefatto, ma c'è un ma. Antonio Ricci e la sua squadra infatti pare abbiano avviato un'indagine interna al fine di far piena luce su altri 10 servizi firmati dai due inviati pugliesi e ritenuti quantomeno sospetti. In più, come se i due non avessero già abbastanza grane, anche il Codecons parteggia per il patron del TG satirico e in un comunicato l'associazione dei consumatori rende noto di volersi costituire parte offesa in rappresentanza dei telespettatori italiani. Come leggiamo nella nota, se dalle indagini della procura di Bari dovessero emergere illeciti, si determinerebbe, oltre al danno per il programma, una grave lesione della buona fede dei telespettatori. Fabio e Mingo, dal canto loro, hanno espresso la piena disponibilità a confrontarsi con i magistrati e il loro legale ha dichiarato: «Chiederemo di essere ascoltati e poi i miei assistiti saranno contentissimi di parlare».